di non fare niente. Allora mi ricordo una chiacchierata che ho fatto con una, mi ricordo una chiacchierata che ho fatto con un amico medico di un ospedale geriatrico che hanno chiuso ovviamente, ti immagino, e si parlava così, ricordo di prostata, dice bisogna fare le analisi, bisogna vedere, quella. Dico, ma scusa, sì, certo. Lo sai che è completamente inutile? Sì, è vero, è finita lì. Se uno non glielo dice, quello va avanti, non perché sia in malafede, ma perché fa parte di una logica... È una modalità di divenire. Di una dialogica. La fede cieca. Capito? La fede cieca... Esatto. E poi dico, ma guarda, lo sai che c'è tutta la letteratura? Ma questo è un discorso di circa 15 anni fa. Lo sai che c'è tutta la letteratura che ormai dice che è completamente inutile? Eh sì, è vero, si fa così. Se voi volete prendere il castagno, indipendentemente dall'onestà, alla disonestà, non entro nel medio, perché sono condizionamenti a monte, e sono tutti condizionamenti a monte. Quando mi sento dire da persone che sono state visitate, dice, guarda, vi facciamo la chemioterapia, però ve ne diamo poca. Mi dite cosa significa? Ma è sempre veleno. Sì, ma a parte, mi dici che significa? Cioè, allora, è terapeutico o non è terapeutico? Il dosaggio è questo o non è questo? Se il dosaggio è previsto, è qui, perché gliene dai di meno? Che significa allora? Ma penso che sia inutile. Io ho un'esperienza in famiglia. In realtà è stato dannoso all'impossibile. Esatto, perché non ce l'ho avuto anch'io l'esperienza. Io ho avuto un'esperienza con mia sorella, la quale era perfettamente convinta di quello che dicevo io. A un certo punto l'ho portata a far visitare da una mia amica medico di Beliano e gli ho detto che doveva farci delle flebo durante la notte. Ah, non le voglio fare, mi dà fastidio, e qua e là c'era. Fisso, chiaro, dopo un anno anche qualcosa è tornato il tumore, il suo medico gli ha detto, dobbiamo fare la chemioterapia. E lei si è attenuta, quindi c'è una psicologia passiva. Cioè, lei non ha voluto fare perché gli dava fastidio di farsi una flebo durante la notte, mi dà fastidio. Però si è fatta, ha fatto la chemio, che era devastata, e l'ha portata alla morte. Nel giro di un mese e mezzo l'ha portata alla morte con una devastazione. Ma la flebo com'era? Come sarebbe dovuta essere? Che c'era? Che contenuti dentro la flebo? Non ti ho sentito, eh? La flebo, quella che tu dici, come sarebbe dovuta essere per essere curativa? Mica ho sentito. No, che flebo era? Che flebo era? Ah, no, la flebo della terapia di pelle. Ah, beh. Della terapia di pelle. Alla fine, quando lei era ridotta veramente male, ha perso il capello, la dovevo portare ogni 15 giorni, anche meno, all'ospedale a fare ovviamente la trasfusione di sangue, si è decisa, voleva farsi un altro intervento, poi è rimasta, non è uscita viva dall'ospedale, si è decisa finalmente a fare la terapia di Bella. E poco prima di entrare in sala operatoria mi ha detto, ma com'è che io vomito in continuazione, sto malissimo, non posso mangiare, che c'è una forza offensiva. Gli ho detto, è la terapia di Bella, è la terapia, l'è fatta troppo tardi, si è ormai distrutto, gli aveva distrutto completamente tutto il corpo. No, posso dire una cosa? Io riconosco alla terapia di Bella che sono onesti. Noi abbiamo uno dei casi un paio d'anni fa di mia sorella, chiaramente tumore al pancreas, prima di fare, gli avevano detto fare l'intervento, abbiamo mandato tutta la documentazione a Bella e loro hanno detto no. Beh, tumore al pancreas sappiamo che cos'è. Io devo lasciare le pene. Sono onesti, veramente. Presa in tempo penso che sia efficace. No, non credo. Sono tipici tumori che non lasciano scampo. No, per fatto sono bravo, ce l'hanno detto. Io ho avuto due amici medici, i quali, bravissimi tutti e due, veramente due persone eccezionali, hanno voluto negare fino alla fine, lo sapevano perfettamente,
hanno voluto negare fino alla fine di avere un tumore al pancreas e sono morti nel pieno attività. Uno tra l'altro è morto mentre stava studiando per fare un concorso di primario, di primario pediatra. Quella qua veramente di grande, veramente è così che si fa, che si deve fare. Lo devi dire, se sei medico lo sai, no, che sei condannato, tanto vale che lo ignori. Infatti c'è, come hai detto tu prima, cioè in realtà le persone quando stanno male dicono devi fare questo, ma tu alla fine, c'è la mia sorella che diceva io non farò mai niente se avrò un tumore, alla fine si è fatta fare di tutto, esatto. È andata a morire in una maniera che allora, non... Allora io vorrei approfittare per puntualizzare un po' questa cosa che emerge molto spesso e che resta, secondo me lascia il discorso a metà. Molto spesso succede che i nostri medici, i nostri nutrizionisti, o come adesso per esempio, Vitali, invitano se ti succede di avere un male, specialmente un tumore, non fare nulla. Secondo me questo è sbagliato, cioè non, il discorso resta a metà. È vero non fare nulla se hai un tumore. No, lui diceva specificatamente un'altra cosa. Sì, parlava specificatamente del tumore alla prostata. Sì, sì, vabbè, no, no, ma io parlo in senso generale. Cioè, il concetto secondo me è questo. È vero che la medicina allopatica, questa farmacologica, questa chemioterapica, eccetera, può essere dannosa o se gli va bene inefficiente, molto spesso dannosa. Ma non possiamo dire se hai un male tu non fare niente. È vero. Non fai niente, però cambia stile di vita, perché l'organismo ti sta facendo capire che c'è qualcosa nel tuo modo di essere, di vivere, di alimentarti, di pensare, di sentire, c'è che è sbagliato, che ha abbassato le difese immunitarie e ti ha fatto venire il male, per cui ti sta avvisando. Ma se tu hai un tumore e non fai nulla, sei condannato a morire. Poi io volevo approfitto per chiederti anche questa cosa che non riesco a capire sul tuo modo di perché adesso emerge, io adesso me ne accorgo, cioè tu come fai ad essere favorevole al metodo di Bella quando il metodo di Bella è sintomatologico, cioè interviene sui sintomi, no, non sulle cause. No. È un cocktail di farmaci, no, come fai tu che sei un chimico? Non è così, informati. Ecco, allora fammi capire. Allora, scusa un minuto, informati, non è un cocktail di farmaci, sono sostanze per lo più biologiche tendenti a sviluppare le difese autoimmunitarie. È scritto tutto. E sono di sintesi, sempre sintomatologico. Assolutamente non è vero. Non è assolutamente vero. Vatti a informare, leggi questi libri. Non va alle cause che hanno determinato la malattia e che risiedono sempre nel cattivo stile di vita. Lascia stare lo stile di vita. Franco, sono due approcci diversi. Tu c'hai l'emergenza da curare, perché nel momento che tu hai fatto la diagnosi c'hai un'emergenza da curare. Nel frattempo che fai tamponamento di cura puoi andare alle cause, allora a questo punto c'è la medicina di Amber, c'è una sana alimentazione da ricorreggere, ma non puoi dire io questo è il tamponamento di emergenza. No, infatti non l'ho detto, l'ultima cosa che ho inviato proprio ieri affronta questo problema. L'ho letto. Però da qui a ricorrere oppure ad esaltare ma io dico proprio tu che sei l'emblema della lotta contro l'uso di farmaci e della chimica. Ma infatti non lo è. Ma allora scusa, ti ripeto, leggiti questi libri. Questo è un libro di 750 pagine. Leggitelo, no? La terapia di Bella è una terapia fisiologica. Fisiologica. Non ha le cause, per cui non ci interessa. Ma quali sono le cause? Quali cause? Se tu potenzi le difese immunitarie. Non va alla causa, mi pare che vada alla causa, compatibilmente con quello che si può fare. Oh, signori miei, le cose stanno così, se tu hai mia sorella aveva un tumoraccio di origine, mia sorella viveva in Giappone e l'inquinamento è eccezionale, infatti lei aveva un tumore incurabile, nel senso che aveva un tumore alla vescica e il tumore alla vescica è chiaramente causato dall'inquinamento, è un inquinamento pazzesco quello che c'è in Giappone, quindi soprattutto gli stranieri che vivono in Giappone se lo beccano, però questo non cambia niente. Io ho avuto la possibilità di constatare una differenza sostanziale tra la terapia di Bella e la chemioterapia.
Di sicuro, se avesse iniziato a fare la terapia di Bella quando gliel'abbiamo proposto, perché lei venne in Italia appena seppe di questa cosa, e sicuramente avrebbe campato almeno 3-4 anni di più. Ricordiamoci sempre che oggi ci sono 10.000 persone che sono in cura e sono perfettamente sopravvissute e sopravvivono, come tante che sono in cura con la terapia di Anna. Dillo. Ma con la cura di Bella, se tu vai a chi ti fa la ricetta per seguire la... Adesso il problema non è la ricetta, il problema è che ci sono moltissimi medici di Belliani che esistono, a Roma ce ne saranno 4-5, 5-6, non so quanto, e questi qui ti propongono una cura in funzione dei dati che tu gli porti, no? Ma si dice che tu debba andare in certe farmacie e debba pagare in una certa maniera o no? Ci sono delle farmacie che ti producono ad esempio la melatonina. Allora, in quel caso lì conviene, perché la melatonina che compri o in altre farmacie o nelle boristerie è una melatonina che non dà le stesse certezze di quella specifica farmacia, quindi Roma, ma è semplicemente per quella sostanza pura, e te la danno nel dosaggio giusto. Questa è la cosa, e costa pochissimo, perché non te la danno nemmeno, te lo danno nei blister, costa una sciocchezza. Ma perché la melatonina che serve? La melatonina è un ormone che diminuisce la sua presenza nell'organismo a iniziare dall'andropausa, della menopausa, ed è un ormone che svolge chiaramente una funzione preventiva del tumore, lo sanno tutti, ormai ci sono oltre 20.000 pubblicazioni, basta andare a scrivere melatonina, ti viene giù una marea di nomi, lo sanno tutti. Questa melatonina è una melatonina sintetica, però è un prodotto fisiologico, è un prodotto naturale, che viene a fare una terapia sostitutiva, non è qualcosa di più, è sostitutiva, perché una persona, è scontato che una persona che ha un tumore e si trova sicuramente in una situazione sicuramente di carenza di melatonina. Quindi tu la melatonina è bene che te la prendi, io la prendo abitualmente per prima di andare a dormire, perché la sua funzione io sento per il sonno, perché tanti prendono la melatonina e gli fa bene prevenire il tumore, così come ad esempio pochi lo sanno, abbiamo parlato prima dell'importanza del sangue basico della terapia antiacida. Pochissimi sanno che tanti pigliano il bicarbonato, sì, ma è ancora più facile utilizzare, invece di utilizzare il sale normale, utilizzare il sale dell'Himalaya, che non acidifica il sangue, non lo sa quasi nessuno. Io dopo solo sale dell'Himalaya, quello rosa lo compro a chilate. E se trovo adesso lo vedo, prendo anche un cucchiaino al giorno di bicarbonato, va benissimo. Anche questo ad esempio è un fatto fisiologico, modificare il pH del sangue. Tu dici ma tu gli dai una sostanza sintetica, certo, il bicarbonato è sintetico, gli devi fare, però interferisce su meccanismi fisiologici, non è come la chemio, che invece è qualcosa di estraneo, è ibride. La chemio è ibride, voi lo sapete quello che ha inventato la chemioterapia, chi era? Era un medico militare che assistette al bombardamento di una nave americana che era attraccata, mi pare, a Taranto, e questa nave conteneva solo ibrite, perché doveva servire per fare i bombardamenti a ibrite, i signori americani tanto buoni, no? che hanno riempito la Cambogia, oltre il fosforo anche l'ibrite, di cosa, di come si chiama? Glifosato, Roundup, di Roundup, e invece avevano quella nave piena di ibrite dentro il porto di Taranto, dove ancora è, sì, ha inquinato e ci coltivano le cozze. Allora, certamente sono cozze al ibrite che sono la fine del mondo. Allora, questo medico ha assistito alla tragedia, sono morti una marea di persone, non viene mai citato, moltissimi cittadini italiani, e a questo medico gli ha detto fosse che questa lo utilizziamo per la terapia antitumore, e così è nato la chemioterapia. La chemioterapia, solo perché
l'industria farmaceutica insiste moltissimo, l'arma che l'industria combatte, utilizza di più oggi è la redditività enorme della chemio, perché la chemio dà una redditività estrema. Un prodotto che costa 4 soldi, perché sono tutti derivati dell'iprite, no? Che magari c'hanno ancora i vecchi magazzini scorte, è stata messa fuori, milioni di tonnellate, e di quelli lì, e poi ti vendono un pezzo a 1000 euro a fiala, no? Capito? E loro mica scherzano. E poi c'è il giro. Io ricordo che c'avevo una ditta, era una Liberty piena zeppa di iprite, 20.000 tonnellate. Una ditta mondiale è stata vietata l'iprite, no? È stata vietata, sì, e quindi dove la mettono? Però a parte che fosse stata vietata, quella nave era piena di iprite comunque. No, è stata comunque vietata a grandi dosi, ma piccole dosi perché... E poi non sapevano come utilizzarlo. Voi lo sapete che ad esempio il fluoro che mettono in tutti i dentifrici era semplicemente perché il proprietario delle miniere di minerale di fluoro non sapeva che uso farne, quindi ha dato l'incarico a chi di dovere. Come i post-it, che era una colla che doveva incollare bene, incollava male, diceva inventiamoci qualche cosa per farla vendere. Per cui se lo sono inventate perché fa bene i denti, non è vero per niente. Così come negli spinaci c'è il ferro, non è vero che negli spinaci c'è il ferro, perché fu incaricato un esperto di marketing di fare la pubblicità delle scatolette di spinaci. Con braccio di ferro si sono inventati braccio di ferro, si sono inventati braccio di ferro. A tutt'oggi il 90% della popolazione mangia gli spinaci e contengono il ferro. Non è vero, la cicoria invece lo contiene. Ma perché il ferro non è dappertutto, Giorgio? Non lo contiene. Ma il ferro è dappertutto, scusami, c'è un metallo che è presente ovunque, il ferro. Addirittura il nucleo della Terra è di acciaio ferro, di lega di ferro. L'interferone è dunque per bloccare. Aspetta, non si sa un cazzo. Allora parlo degli anni 60. Ci sono di due tipi, no? Sì, lo potremmo dire anche alla latina. Mentola. Ah, è un mentola. Fa più. È più scicchio, sì, mentola. Classico, è un classico. Noi siamo latinisti. Allora, questa è una mia esperienza personale. All'inizio degli anni 60 uscì fuori questa storia dell'interferone. E costava pure tanto. L'azienda da cui io dipendevo, che era la CIP all'epoca, una grandissima azienda, che faceva della ricerca seria, e stampava anche dei libri molto importanti. È vero che quando la Levi Montalcini venne a Roma, 2 o 3 giorni dopo venne a fare una visita da noi in azienda, per cui mi chiamò, io ero dall'altra parte, mi chiamò il direttore, dice vieni che c'è la Montalcini, ci siamo fatti una chiacchierata che è durata tutto un pomeriggio, è stata veramente interessante. E avevamo questa enorme biblioteca che si chiamava, l'editore si chiamava Ciba Foundation, e uscì fuori questo testo eccezionale sull'interferon. All'epoca un mio amico, che aveva un tumore, si chiamava Franco, ed aveva anche parecchi soldi, andava in Svizzera dove facevano una terapia con l'interferone. Ma a tutt'oggi... Con la febbre alta, tachipirina da prendere dopo... A tutt'oggi, francamente, uno studio dettagliato sull'efficacia dell'interferone non c'è. Oltre a quel libro, che era un libro così enorme, che riguardava più che altro gli studi sulla sintesi dell'interferone, non c'è niente, non ho mai visto, sai, lì le cose le fanno così. Questo mio amico andava là e gli facevano delle iniezioni, poi prendevo i dati, lui è morto lo stesso, è finito tutto quanto. Io francamente, sulla base della mia esperienza, l'interferone non lo prenderei nemmeno in considerazione. Che poi bisogna tenere nel frigo, assicuro, un giorno sì, un giorno no, febbre 39-40. A proposito, che con questo chiudiamo, a proposito del frigo, allora, voi sapete che questi vaccini, anche quelli classici, eccetera,
dovrebbero essere tenuti nel frigo. Se non che all'epoca noi, mi pare come Inforquadri o come Asso Consumatore, non ricordo, o come si era interessato un medico che si chiamava Sinesio, un cardiologo molto esperto, quello che aveva fatto tutte le sperimentazioni in relazione a quel famoso processo che è finito pure nel nulla, del sangue avvelenato, il famoso sangue avvelenato che col quale ci hanno fatto una marea di farmaci. Comprato dagli Stati Uniti. Dai carcerati americani, affetti da AIDS e compagnia bella. Perché? Allora, voi sapete che negli Stati Uniti le carceri sono private, adesso le vogliono privatizzare. Un mondo di carcerati, 3 sì. milioni e mezzo di carcerati, allora, l'1% della popolazione, siccome il paese libero per eccellenza. Uno dei no? proprietari di carceri era il sostenitore di Clinton, queste cose bene che si sappiano. Allora, che cosa è successo? Che lui pigliava il sangue dei carcerati, che erano carcerati che avevano tutte le malattie del resto del mondo, i quali per avere un calo come della i loro liberi, della non, loro... È che, non è che ne hanno del più, come i liberi. Come? No, dico i liberi hanno le stesse. No, quei carcerati lì avevano una marea di malattie. Poi in ogni caso se tu prendi il sangue, questo poi lo vendeva, e questo sangue veniva venduto così perché serviva la campagna elettorale di Clinton. Per cui quella razzetta di Clinton con la moglie non è che siano signori molto molto alla moda, diciamo così. E questo sangue è arrivato anche in Italia, dove tranquillamente non è stato mai analizzato. Con questo sangue le industrie farmaceutiche hanno fatto dei farmaci. Morale della favola: 12.000 infettati e 1.000 morti. Dopodiché è uscito fuori il famoso e solito processone che è andato avanti, che ci ha coinvolto De Lorenzo perché all'origine è stato tutta questa roba qua. E questo nostro amico Eugenio Sinesio, medico e ematologo, è stato uno dei pochissimi medici che hanno analizzato tutti i reperti di questi malati. Quindi i 1.000 morti e gli altri 11.000 malati. Quindi un lavoro immenso, finito regolarmente nel vuoto, tant'è vero che gli hanno condonati, gli hanno definitivamente, compreso anche... No, ma non danno più neanche il risarcimento danni perché hanno finito i soldi. Piduino Poggiolini. L'hanno messo... Quindi sono morti 1.000 persone e 12.000 infetti. E questa è la caratteristica di questo sangue. Per arricchire qualche persona. Esattamente. No, ma alcune aziende farmaceutiche hanno patteggiato. Alcune aziende, quelle grosse, soprattutto quelle legate agli ambienti toscani, la solita gente, che hanno avuto delle... Io l'ho seguita tutta, perché quando il processo fu portato a Trento, lì lavorano seriamente, e fecero un discorso molto grosso, se non che cos'era... Siccome si trattava di mettere in mezzo De Lorenzo, notoriamente napoletano, si sono inventati che il primo che era stato infetto era un napoletano. Quindi, dopo tutto il lavoro che era stato fatto a Trento, trascina tutto il processo a Napoli. Fu portato tutto a Napoli, dove, vedi caso, sono state constatate le innocenze di Poggiolini, De Lorenzo e compagnia bella. Così è la vita. Vabbè, io direi che basta questa sera. C'è l'orologio. Ma quindi ci sono stati degli agenti patogeni, dei batteri o virus che sono arrivati fino dentro alle pillole. Esattamente. Pillole fiale, eh? I prodotti, sostanze, farmaci ematologici erano tutte fiale. Ecco, erano liquidi almeno. Sì. Ma se tu non fai l'analisi non sai niente, quella dimostrazione che c'era l'inquinamento è dimostrata dal fatto 12.000 malati e 1.000 morti. Cioè in qualsiasi paese serio 3 mesi e la condanna del gas. Mi sa che erano 120.000. Cosa? Gli infettati. No, infettati 12.000. Sicuro, mi sembrava un numero un po' più alto. No. Comunque. Oh, lo so perché Eugenio Sinesio era di nostri. Che poi c'era anche un altro bravissimo ematologo che
che era anche uno dei vertici della Croce Rossa, che dirigeva questa 120 miei, come fare? Avreste dovuto chiudere per eccesso di... No, 12 miei sono tanti. Anche perché quel tipo di farmaco che loro utilizzavano, io adesso non mi ricordo, era un farmaco che era utilizzato a poche persone. Fatto grave, che io sto qui a denunciare questo, è che è la mancanza delle istituzioni, è l'istituzione in Italia che marcia, perché ci vuole niente a prendere dei campioni e analizzarli, ci vogliono due giorni, arriva sto sangue, anche le industrie farmaceutiche, non so, gli danno il sangue, c'è l'ok del ministero, allora chi gli frega, no? Dice, vabbè, vuol dire che non lo compro, se è infetto mi metto a rischio di fregare i miei pazienti, ma quindi la colpa è tutta nelle istituzioni, qui il sistema è marcio, ai vertici. Lo abbiamo detto all'inizio. Va bene, io direi che basta per stasera, la prossima, sì. Allora, grazie. Ti avremo presto ancora tra noi. Thank you.